Saluto a tutti gli ascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un bellissimo volume appena pubblicato da Salerno Editrice, dal titolo Firenze prima di Firenze, miti e fondazioni della città sull'Arno, di Lorenzo Tanzini, che abbiamo il grande piacere di avere nostro ospite perché ci possa parlare di questa Firenze prima di Firenze. Quindi, come mia abitudine, io lascio subito la parola all'autore, perché ci parli di questo interessante volume. Prego Lorenzo, a te. Grazie, grazie. Sono molto contento di poter presentare questo volume che esce a seguito di altre pubblicazioni abbastanza simili, sempre con il marchio editoriale Salerno, sulle città prima della loro storia meglio conosciuta. C'è uscito un volume simile, ad esempio, su Venezia o su Bisanzio. L'idea che ci sta dietro è quella di raccontare il modo in cui le tradizioni storiche delle città, di città importanti, significative per la storia generale, hanno raffigurato le proprie origini, perché un po' tutte queste città, come Firenze, come Venezia, a maggior ragione, come Bisanzio, come Roma, hanno una grande tradizione di costruzione di miti intorno alle proprie origini. E quindi l'idea è stata quella, cioè di partire dal modo in cui nei secoli passati Firenze ha raccontato la propria fondazione. Il punto nodale per cui aveva senso anche chiedere un lavoro del genere a un medievista è la nascita della storia della fondazione di Firenze, che ha una data abbastanza precisa, perché noi conosciamo un testo che si intitola proprio Cronaca sull'origine della città di Firenze, che è stato composto presumibilmente nei primissimi anni del XIII secolo, cioè all'inizio del 200. All'inizio del 200 viene scritta per la prima volta una storia della fondazione di Firenze. È una storia che noi qualifichiamo in larga parte come leggendaria, come mitica. La storia sarebbe questa. Gli eserciti della Repubblica di Roma, accampati ai piedi della collina di Fiesole, stanno combattendo contro i seguaci di Catilina. Siamo quindi intorno al 62 a.C. I seguaci di Catilina fanno una sortita presso all'accampamento romano che sta vicino all'Arno, anzi sta proprio sulle rive dell'Arno, e uccidono uno dei capi dell'esercito, di nome Fiorino. E nei mesi successivi un altro importante capo dell'esercito romano, che si chiama niente meno che Giulio Cesare, riesce a sconfiggere i Fiesolani e nel momento in cui fonda l'accampamento presso il fiume dove si è svolto questo atto, lo intitola al personaggio che ha dato la vita in questa campagna, ovvero Fiorino. E quindi da lì ha origine il nome della città di Florenzia e ha origine tutta la sua storia. Ora, tutto questo racconto è un racconto inventato, un racconto che si basa su ciò che si riteneva di conoscere all'inizio del 200 della storia romana e ciò che si auspicava di ascoltare sull'origine della città. E questo punto di partenza mi ha consentito di andare, diciamo, in due direzioni, avanti e indietro. Avanti perché ho cercato di ricostruire come questo nucleo centrale di racconto si sia trasformato nel corso dei secoli e gli si siano aggiunti altri elementi. Questo avviene a più riprese, ad esempio Brunetto Latini nella seconda metà del 200 scriverà di nuovo sulle origini di Firenze e ragionerà su questo racconto cercando di spiegare il motivo per cui a Firenze esistono queste lotte feroci interne tra fazioni, tra partiti e proverà a attribuirle alle circostanze di nascita della città. Lo stesso farà Dante, che richiama più volte proprio questo episodio con una particolare animosità contro i Fiesolani. Lo stesso farà qualche generazione dopo il più noto cronista della Firenze bassomedievale, cioè Giovanni Villani, che riracconterà la storia e ci aggiungerà elementi totalmente nuovi, altrettanto fantasiosi. Cioè, ad esempio, Villani è il primo a raccontare che
Firenze, dopo essere stata fondata, è stata distrutta dai barbari di Totila o di Attila, cioè sono due personaggi che vivono a distanza di un secolo l'uno dall'altro, ma che vengono molto confusi nelle storie medievali. Quindi la Firenze è stata distrutta e poi è stata ricostruita una seconda volta, niente meno che da Carlo Magno. E quindi Firenze non si può pregiare soltanto di un'origine romana, ma di un'origine imperiale. E su questa storia della fondazione di Carlo Magno si ricamerà moltissimo. E continueranno a ricamare anche gli umanisti tra 3 e 400, che un po' a disagio con questi racconti che legavano Firenze a Giulio Cesare o a Carlo Magno, cercheranno di retrodatare la fondazione della città a un periodo immediatamente precedente rispetto a quello che aveva immaginato il racconto della cronaca, cioè al tempo delle guerre tra Mario e Silla, soprattutto con l'intento da parte di alcuni degli umanisti, come Leonardo Bruni, di abbinare la storia di Firenze non alla fase finale della Repubblica Romana o addirittura alla fase imperiale, ma alla fase pienamente repubblicana, per rimarcare questo legame di Firenze con i valori della libertà repubblicana. Quindi nel corso dei decenni questo racconto si rivela particolarmente utile e particolarmente anche malleabile, può essere rimodellato a seconda degli obiettivi che si vogliono dare alla rappresentazione dell'origine della città. L'idea è che dobbiamo prendere molto sul serio il racconto, non come rappresentazione plausibile di eventi realmente accaduti, perché non lo è. Lo dobbiamo prendere sul serio nel senso che il mito di fondazione per una comunità è molto importante. Lo era allora e bisogna dire che continua ad esserlo. Le comunità umane necessitano di un mito di fondazione, necessitano di un racconto, di un insieme di episodi che collochino in un passato mitico, ma anche in un passato portatore di identità, ciò che si vuole essere. Le comunità hanno bisogno di raccontarsi ciò che vogliono essere e quindi proiettano sul passato quelli che ritengono essere i propri valori fondanti. E nel caso di Firenze, siccome questo l'hanno fatto autori noti, l'hanno fatto più volte, l'hanno fatto con particolare efficacia, si presta ad essere letto in profondità. Quindi il caso di Firenze non è soltanto una raccolta di episodi singolari, è proprio un esempio, a mio parere, estremamente emblematico di come le comunità si adoperano per costruirsi una storia a immagine e somiglianza dell'identità del presente. E come questa storia, visto che il presente poi via via scorre, cambia e si trasforma. E questa lettura è risultata, a mio parere, poi verrà da chi lo legge, interessante anche all'indietro. Dicevo prima, sono partito dalla cronaca duecentesca e sono venuto avanti. In realtà sono andato anche indietro, perché nella prima parte del volume viene ricostruito ciò che la ricerca storica, soprattutto la ricerca archeologica, hanno potuto dire della effettiva storia di Firenze dalla sua fondazione nel primo secolo a.C. fino ai secoli centrali del Medioevo, che effettivamente sono anche il periodo per il quale sappiamo meno della storia di Firenze. Quindi è davvero anche una Firenze prima di Firenze. Quindi i primi capitoli sono dedicati alla ricostruzione della storia della città da questo momento in cui nasce, grosso modo, nei primi decenni prima di Cristo, insomma, nei decenni prima di Cristo, fino al momento in cui nasce l'esigenza di raccontare la propria storia. E questi secoli, che sono tanti, sono 1200 anni, non sono vuoti, sono pieni di testimonianze archeologiche, e questo è un dato di fatto, studiato, molto approfondito dagli studi di archeologia, però sono pieni anche di forme di rappresentazione della propria identità, magari non nella narrazione vera e propria, perché i valori identitari, il mito di fondazione, non sono formulati necessariamente in una scrittura narrativa, possono essere formulati anche in altre forme, ad esempio nei rituali collettivi, in ciò che avviene nelle piazze, nelle chiese,
nei cosiddetti luoghi della memoria, anche noi ne abbiamo di luoghi della memoria, i monumenti ai caduti, le lapidi in cui ricordiamo eventi che riteniamo essere fondanti per la nostra identità e ci accapigliamo anche abbastanza su questi temi. Ecco, anche nella Firenze alto medievale esistevano i luoghi della memoria, esistevano i luoghi in cui si riteneva che fossero stati martirizzati i santi delle origini della città. Esistevano le chiese che venivano interpretate come punti simbolici della storia della cristianizzazione della città ed esistevano le pratiche rituali, ad esempio le processioni. È molto interessante vedere come nei secoli centrali del Medioevo le processioni che partivano dalla cattedrale di Santa Reparata o dal Battistero di San Giovanni si spostassero nella città toccando alcuni luoghi simbolici in cui si riteneva essere ancora custodita la memoria dell'identità cittadina. Ad esempio, molto significativo è il culto di Santa Novi. Oggi Santa Novi non è uno dei santi a cui si pensa immaginando l'identità cittadina di Firenze, mentre in realtà Santa Novi è stato veramente il primo vero vescovo della città di Firenze, non nella sede dell'attuale cattedrale, ma nella sede della chiesa di San Lorenzo. La Basilica di San Lorenzo è, possiamo dire, la prima sede del importante del cristianesimo fiorentino. E questo simbolo della nascita del cristianesimo a Firenze, la nascita della Firenze cristiana, diciamo così, viene spostato. Le spoglie di San Zanobi vengono spostate e portate nella chiesa che oggi conosciamo come Santa Maria del Fiore, ma che prima era la chiesa di San Salvatore, la chiesa di Santa Reparata, quello che poi diventa la cattedrale. E nel percorso di questo spostamento avvengono dei miracoli e ancora oggi, se il turista non troppo distratto passeggia intorno al battistero, trova una colonna che ricorda uno dei miracoli avvenuti durante lo spostamento delle spoglie di Santa Novi da San Lorenzo, poche centinaia di metri, verso il battistero. E quelli sono luoghi della memoria, cioè sono luoghi in cui si costruisce piano piano il racconto di ciò che è stata la fondazione della città. Questo per quanto riguarda la città cristiana. Però forse esiste anche qualcosa del genere per fase ancora precedente, perché ci si può chiedere come veniva raffigurata l'origine della città prima del cristianesimo, al tempo della Firenze pagana. Non lo sappiamo, però sappiamo che esistevano alcuni elementi simbolici molto forti. Negli scavi avvenuti alla fine dell'Ottocento, nella zona dell'attuale Piazza della Repubblica, quello che era il mercato vecchio della città medievale, era anche il foro della città romana, è stato ritrovato una specie di sacello sotterraneo con un'immagine di bassorilievo di un personaggio che forse è il dio Arno, rappresenta la divinità del fiume. Ecco, probabilmente anche lì, anche nella storia della città pagana esisteva un racconto dell'identità cittadina connessa a quello che è il fattore determinante della storia della città, oggi un po' dimenticato perché i fiumi nelle città oggi sono dei non luoghi, ma lo era molto chiaramente in epoca antica e medievale, cioè per l'appunto l'Arno. La città nasce perché esiste l'Arno, nasce connessa all'Arno e il culto. In senso proprio, il culto del fiume nel periodo pagano probabilmente è un primo esempio di narrazione dell'identità cittadina. Ecco, questo per dire che meccanismi di costruzione dell'identità attraverso un racconto della propria origine, racconto in forma narrativa, ma anche racconto in senso simbolico, in senso rituale o iconografico, accompagna tutta questa lunghissima storia di più di un millennio della Firenze fino al periodo rinascimentale, cioè fino al periodo in cui si comincia a guardare alle fonti classiche con un occhio formato alla filologia umanistica, quindi con un'attenzione storica e non più soltanto di creazione leggendaria, però sono passati più di un millennio di storia. Quindi questo è anche un modo per ripercorrere questo millennio di storia della città. È interessante. Mi chiedevo, ma non c'è quindi un atto di fondazione
Allora, diciamo, noi non abbiamo un vero e proprio atto di fondazione, però ci sono alcune fonti antiche che ci parlano di una colonia Florenzia che è stata dedotta secondo le regole della Lex Iulia, cioè di questa legge promulgata effettivamente da Giulio Cesare in uno dei periodi in cui è stato console, e quindi di una colonia romana che è stata dedotta, cioè è stata costituita legalmente secondo i dettami amministrativi, ma soprattutto rituali previsti dalla Lex Iulia. Per cui l'idea che un insediamento nel luogo dell'attuale Firenze, che sia la cui storia sia partita grosso modo intorno alla seconda metà del primo secolo a.C., è assolutamente plausibile. Quindi il racconto aveva alcuni appigli narrativamente e soprattutto cronologicamente validi. E poi comunque noi sappiamo che già nel primo secolo d.C., nel periodo augusteo, Florenzia è una sede cittadina già sviluppata e che ha già un suo profilo monumentale. Anche se poi il profilo monumentale crescerà tantissimo, soprattutto nel periodo adrianeo, diciamo nel secondo secolo. Però ecco, Firenze è una città romana fiorente, una città romana piuttosto importante, almeno fino a un certo periodo. Quindi le vestigia romane sono assolutamente reali, importanti, studiate, ben conosciute. E tra l'altro, quelle vestigia romane, specialmente nella zona in uno dei lati dell'attuale Piazza della Repubblica, ma anche nella zona di Palazzo Vecchio o nella zona che tra Palazzo Vecchio guarda verso Santa Croce, dove si trovava l'anfiteatro, erano aree della città in cui nel Medioevo i resti romani erano molto ben visibili. Quindi è chiaro che l'immaginario medievale aveva buon gioco nello sfruttare quei resti come simboli, magari reinterpretandoli a volte in maniera anche fantasiosa. C'è un passo bellissimo di Villani che racconta come la città al tempo di Cesare fosse importante, i cittadini governassero la città un po' come fanno adesso. Infatti avevano costruito un grande spazio dove incontrarsi e parlare. Questo grande spazio era costruito con una struttura circolare in modo tale che tutti potessero partecipare all'assemblea. Quindi Villani prende lo spunto dell'anfiteatro romano che lui poteva riconoscere nelle vestigia di quello che era rimasto, nel tracciato delle vie e così via, interpretandolo come il parlatorium, come una sorta di luogo di discussione politica. Quindi gli autori medievali possono costruire sulla base di vestigia romane che allora erano molto presenti, tra l'altro erano più presenti a loro quanto non lo siano noi, ovviamente, e anche di quanto non lo fossero nel periodo degli scavi, però erano reinterpretati. È singolare che le due città rivali e vicine geograficamente come Firenze e Siena vantino entrambe questa primogenitura romana. Certo, si attinge, ma nelle città medievali c'è una grande concorrenza e una vera e propria gara nell'attribuirsi fondazioni, origini più o meno, normalmente meno plausibili, che attingano alle grandi figure dell'antichità, a Giulio Cesare, agli imperatori romani. Però si poteva fare anche di meglio, diciamo così, perché ci sono città che vantano fondazioni risalenti al tempo di Noè, prima del diluvio universale. Quindi c'è tutta una letteratura sulle origini delle città, in parte legata al culto dei santi, quindi si legavano anche ai primi martiri, in parte proprio alla storia romana o alla storia addirittura precedente all'impero romano. E questo serviva per magnificare la città, per legittimare le proprie ambizioni di governo e così via. Ma questo continua a avvenire anche dopo il periodo medievale, perché nelle ultime pagine del libro, vi faccio cenno, c'è una grande
un fenomeno della cultura, soprattutto cinquecentesca in Toscana, che è il cosiddetto mito etrusco, cioè il recupero antiquario del mondo etrusco da parte degli intellettuali, che però aveva anche una sua valenza politica, perché richiamarsi all'Etruria significava enucleare un'identità territoriale che è quella della Toscana. Al tempo di Cosimo I de' Medici, Cosimo il Duca, poi il Granduca, questa passione antiquaria, passione anche un po' per l'arte, l'archeologia etrusca, serviva ad affermare l'idea che, a parte la città, esistesse un'identità, per così dire, regionale o statuale, che faceva riferimento all'Etruria antica. Quindi l'appello all'antichità è sempre politicamente interessato, cioè, non soltanto nel caso cittadino, a volte anche nel caso di entità statuali, cioè, territoriali. Sì, è vero. In effetti bisogna correre a comprare il libro per entrare bene, bene, bene nelle vicende di Firenze prima di Firenze. Il titolo è Firenze prima di Firenze, miti e fondazioni della città sull'Arno, appena pubblicato da Salerno di Lorenzo Tanzini, che abbiamo avuto il grande piacere di avere nostro ospite, che io ringrazio tantissimo. Grazie a te, grazie a E tutti voi. invece a tutti voi ricordo come sempre di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube, dove insieme a questa troverete anche tutte le video presentazioni realizzate fino ad oggi. Grazie ancora Lorenzo e alla prossima. Grazie.